Segnali notturni. Nelle immersioni notturne potete comunicare con i gesti, purché illuminiate la mano che li esegue. È essenziale che il fascio luminoso non sia diretto verso gli occhi per non abbagliare. Prima di fare il segnale bisogna richiamare l'attenzione del compagno eseguendo con la lampada movimenti oscillatori oppure alternare luce e ombra. Ricordatevi che non bisogna mai spegnere la lampada, c'è sempre il rischio che resti spenta. Per ottenere l'effetto spenta nei segnali conviene coprire con la mano il vetro. È possibile anche fare dei segnali con la lampada, per esempio disegnare un cerchio dal compagno significa ok. Un'oscillazione orizzontale è in genere utilizzata per indicare no oppure qualcosa non va. Naturalmente potete aggiungere altri segnali. Quando vi immergete da terra, due luci possono aiutarvi a trovare la via d'uscita. Il loro allineamento può consentirvi di identificare la corretta direzione di avvicinamento a riva. Basta che poniate le luci ben riconoscibili a diversa altezza e allineate sulla prosecuzione a terra della direzione da indicare.